Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, scusate che c'è buio. Eccomi qua. Benvenuti a questa live del tardo pomeriggio di oggi. Benvenuti. Ciao Angelo, il primo nella chat. Questa sera giochiamo, cerchiamo di completare questo gioco che ci sta facendo perdere il sonno. Una delle avventure più belle, ma anche più difficili della LucasArts. Il nome è, lo conoscete bene, The Dig, Babylon 75. Buonasera Babylon. E cerchiamo di andare a giocare a questo gioco. Adesso prepariamo la grafica nell'attesa che Edwin mi raggiunga e mi dia una mano, perché Edwin mi sta dando una grossa mano per giocare, perché veramente questa avventura è di una difficoltà niente male. Niente male, devo dire, niente male. Allora, vediamo un poco qui che cosa succede. Mi è piaciuta la musichetta di base con... Oh, ciao Alessandro, buonasera anche a te. Buonasera anche a te. Allora, vediamo un attimo. Che non vedo, non lo vedete, adesso ve lo faccio vedere. Oh, Ardivan, buonasera! Benvenuto! Eccoci qua. Solo che non mi fa vedere, come è successo, sta succedendo, come è successo l'altra sera, che non mi fa vedere il gioco in primo piano, ma perché? Ma perché fai così? Perché? Motivo non c'è. Olè, olè. Ah no, ecco, adesso c'è. Bene. Bene, amici, dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Non ne ho la più pallida idea. Ragazzi, ma la serata di ieri è stata forte, eh? Io dico che veramente è stata forte. Bella serata. Sì, ma stasera non mancheremo, perché stasera c'è il quiz, ragà. 9:30, non ve lo dimenticate, eh? Stasera ci sono pure le magliette in palio, quindi secondo me dovreste venire. Dovreste venire. Allora, vediamo un po' che succede qua. Stasera metto in palio due magliette, quindi se venite vi potete beccare la maglietta del vecchio nerd. Che cosa dobbiamo fare? Fatemi ricordare dove stavamo combinati, come stavamo combinati prima, perché boh, ragazzi, non mi ricordo che devo fare qua. Mi serve Edwin. Dove sei, Edwin? Perché non entri in chat? Dammi una mano. Allora, il titano di Taranto. Oh. Non avevo idea di cosa fosse. Sono i resti di un'enorme creatura. Problema è che non abbiamo più i cristalli e senza cristalli non possiamo. Il gioco si chiama The Dig Babylon, è un'avventura grafica punta e clicca della LucasArts del 1996. Ciao Anto, buonasera. Se vuoi entrare pure tu in live, che mi vuoi dare qualche consiglio per questo gioco, perché io
Sto completamente fuori fase, non mi ricordo che cazzo si deve fare qua. Non ho proprio idea. State partecipando alla gara? Quanto siamo? Quanto siamo? Al 60%. Sì, poi mi racconterai o magari ne parleremo in una serata dedicata, se ti va. Ci abbiamo un altro giorno e mezzo. Antocoppo, poi hai visto quel video che ti ho mandato ieri dei miei ragazzi quando abbiamo vinto il campionato? Fatto un bel lavoro, dici la verità. Considera che lì è una squadra a costo zero, senza un solo ragazzo che prendesse un centesimo. Cioè, quando mi parlano del vero calcio, io per me solo quello è il vero calcio. Cioè, altro vero calcio non ne conosco. Cioè, perché calcio anche di eccellenza, Serie D, con gente che prende 1.000 euro al mese, non è la stessa cosa, capito? Hai solo incastrato la mano nella roccia? Pensavo che ti trovassi davvero nei guai, Brink. E quando sarebbero guai seri, comandante? Quando si tratta della tua mano? Io non vado in giro conficcando la mano nelle fessure. Stavo cercando un cristallo della vita e la roccia si è mossa. Si è bloccata la circolazione. Non arriva sangue alla mano. Non puoi tirarmi fuori, comandante. Non lasciarmi morire qui, anche se significa che mi devi tagliare la mano. Non essere così drammatico, Brink. Nessuno ti taglierà la mano. Non fare promesse che non potrai mantenere, Maggie. Non starei parlando sul serio. Ha soltanto una mano Che incastrata. dite, gli taglio la mano? Dipende se lo colpirà la cancrena prima che muoia di sete o di Va fame. bene, do, La grazie. taglieresti sul serio? Certo che lo farebbe. L'esercito ti addestra a riconoscere una necessità e a intervenire subito. Sarebbe più facile se avessi qualcosa con cui tagliarla. Masticala, allora. Lo farei, Brink, ma i denti umani non riescono a sminuzzare l'osso. Dopo tutto quello che abbiamo passato, questo è il momento più orribile. Fai qualcosa, comandante, fallo subito. Gli vuoi tranciare la mano con una mandibola? I denti sono aguzzi come rasoi. L'anestetico. Fallo e basta, comandante. Tieniti forte, Brink. Non capisco come tu sia riuscito a sopportare tanto dolore senza svenire. Sto bene, ma mi servono altri cristalli. Vieni con noi alla matrice del triangolo. Abbiamo tutte le lastre metalliche. Pensiamo che ci potrà portare a casa. Non sai dove ti porterà. Preferisco raccogliere altri cristalli della vita. E E se ci dovesse veramente portare a casa, Brink? E se non riuscissimo a tornare per riprenderti? No, Potremmo avere Hardiman, non senso? è Splatter. È E la allora prima cosa sarà scena un quella po' più ricerca sui forte di cristalli tutto il della gioco, vita? questo. Sì, Non è capisco Splatter. cosa vuoi dire, però con voi per provare queste lastre metalliche. Se non riesce a portarci a casa, voi due la dovete smettere di interferire col mio lavoro, va bene? Siete d'accordo? Allora siamo intesi? D'accordo. Va bene, d'accordo. Morsi assassini, ecco. Allora, vediamo qua. Adesso abbiamo tutte le lastre da inserire qua dentro, secondo qualcuno. Ecco. Tacche poco profonde. Tacche poco profonde. Allora, questa va qua. Poi questa va qua e questa va qua.
Così dovrebbe andare. Si dovrebbe aprire la porta andare. Adesso. Dove? Cosa sta succedendo? Niente sta succedendo, ecco cosa. Eccola là. L'ultima porta, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Non fare niente. Siamo per finire. È una porta. Edwin, dove stai, Edwin? Vedi che la terra sia dall'altra parte? Credo che non ci sia nulla dall'altra parte. Cosa ti aspettavi? Che la maga Margot ci portasse tutti a casa? La porta si è aperta. Andiamo a vedere cosa c'è. Avevamo un patto. Io sono venuto, queste Edwin, vieni. Non ci hanno portato a casa e ora mi dovete lasciare in pace per sempre. Avevi dato la tua parola e mi aspetto che tu la mantenga. È completamente pazzo. È la tua opinione da giornalista? È la mia opinione da persona sana. Il tram funziona. Edwin, benvenuto. Siamo quasi alla fine, credo, eh? Sì, sì, quasi fatto. Perché adesso, con questa cosa che ho fatto, si apre la quinta, il quinto faraglione, in pratica. Visto qualcosa del genere al museo. Questa macchina rappresenta una delle opere più grandi dell'inventore. Cosa fa? Non ne ho la più pallida idea. Credi che ci possa riportare a casa? No. Sì, Alessandro, già ci ho parlato, ma nella scorsa puntata ci abbiamo parlato. Però non mi ricordo neanche che ci ha detto. Boh, vediamo qua che cos'è sto coso. Qui, Baldo, per favore, non... Qua ci mancano dei... Secondo me si devono trovare... Qui sembra dei... che manchi un pezzo. Staranno dei prezzi in giro, eh? Immagino. Un cristallo della vita ci starebbe a pennello qui dentro. Ecco. Quindi devo tornare indietro a prendere dove stavano i cristalli. Ma chi ce li ha, Cristian? Hai dato, ci vuole il cristallo della vita. E non ce ne ho più perché me li ha rubati tutti quanti i Brink là. Quelli si producevano, mi pare, no? In quella vasca. Però quella porta è chiusa lì. È una fila di dispositivi cristallini. No, non... Lì ormai non ce ne sono più, se li ha presi tutti lo scienziato. Ah, li deve recuperare da lui probabilmente. Sì, diciamo di sì. Comunque usciranno, no? Da qualche parte. Che roba è sta roba? Come vedete? Ah, quando li tocchi si muovono. Vabbè. Più che altro è coreografica la cosa. Non so come usare questi comandi. Bene. Non so cosa farci con questo dispositivo. Devo uscire fuori praticamente, da quello che ho capito. Ci dovrebbe essere un altro ponte di luce, credo, no? Se l'architettura è simile, simmetrica. Sì. Ok.
sesto nidolo. Mi spiace, uccello. Dovrai trovarti una nuova casa. Ecco. È fatto? Hardiman, non lo so dove è andato a finire Mano Morta, ma secondo me ce lo ritroveremo tra poco tra le bolas. Non si dice. Però, insomma, sì, ce lo ritroveremo tra poco tra le bolas. Allora, vediamo un attimo qua. Avventura c'è il doppio finale, eh? Doppio finale? In che senso? Ah, quindi sì. Se salvi o meno Brink. Ah, ecco. Vabbè, a un certo punto magari si può anche pensare di salvare prima per provarli entrambi, no? O non funziona così? Sì, si può. Come con Indy, no? Che tu devi provare tutti i sacri graal del mondo. Sto posto non ci siamo mai stati. Se questa è una biblioteca, allora si potranno cercare e recuperare dati. Mamma mia! Ecco qui! Dove la ragazza ha imparato la lingua. Ah, ok. Però non c'è niente di... Vabbè. Ah, ho capito, no, ho sbagliato qua, perché qua dovevo tornare indietro. Faccio vedere che qua c'è una... Era questa la porta dove stavano i cristalli, o no? Vedi? Mi ricordavo che ci stavano. Non si possono usare insieme. Devi fare scorta. Ne prende parecchie? Mi pare che 5 te ne fa prendere, se non mi sbaglio. O 6, 7, 8. Non si possono usare insieme. 9, 10, 11. Minchia, quanti cazzo me ne fa prendere? 12, 13. La Roma sta a perdere? Va bene. Ma con chi sta a giocare? Con Napoli? Roma-Napoli, no? Roma-Lazio. Ah, Roma-Lazio. Oh, non me ne fa prendere la montagna. Io continuo, eh. Vai, vai. Me ne servirà. Me ne serviranno tantissimo se me ne fa prendere così tanto. L'altra volta non me ne fece prendere così tanto. Raga, ma l'Atalanta quest'anno è un ammazza grande. Ne ho abbastanza per il momento.
Ah, ok. Obama, vedi chi è? Robbins. Non importa. Ragazzi, aspettate un attimo che hanno suonato. Chi è? Ragazzi, scusate che è tornata mia cognata a prendersi i bambini. Benissimo, allora, boh, torniamo al ponte di luce. C'ho una, diciamo, un'idea di fare una serie di cose che non mi facevano dormire, non mi faceva dormire la notte sto gioco. Infatti. Se ti ricordi eravamo rimasti, Edwin, perché dovevamo parlare con l'alien, non mi ricordo male. Robbins. Non importa. Sì, non ti sento. Che tu mi dicesti non ci parlare adesso perché questo sono un sacco di cose, devi fare un sacco di domande e quindi salvammo. Quindi torniamo dall'alieno, però non ci ho potuto parlare perché non tenevo i cristalli, ecco, come mi sono ricordato. Adesso con i cristalli ci parliamo. Però non c'è più la piramide che lo proteggeva, o sbaglio? Si è disattivata la piramide. Vabbè. O qui metto alla prova la mia conoscenza aliena o moriremo tutti. Morire? Se non lo offendo, andrà tutto bene. Atlas Pack. Dice apri la bocca, che vuol dire parla. Parla tu, Maggie, così vi capirete. Parla. Parla, ok. Che gli chiediamo a questo? Parliamo di tutto. Okay. Chi sei, onorevole? L'oiettatore. L'oiettatore. Ti prego, dimmi chi sei. Sono il fattore che dissipa, il creatore screanzato. Eppure sarai volentieri il distruttore che ripristina e il pericoloso che protegge. Parla più chiaro. Dici chi sei. Una volta ero riconosciuto come la mente più grande che il mio popolo avesse mai creato. Ho tentato di portare loro potere e felicità. Ho dato loro il potere di lasciare questo mondo, di lasciare i loro corpi, di entrare in esistenza pura, eternamente perfetta. Ma non ho potuto dare loro il potere di ritornare e reclamare i loro corpi abbandonati, il loro mondo decaduto. Si sono persi e non possono tornare. Hai un nome? Avevo un nome quando ero vivo. Adesso che muoio e rimuoio,
che bisogno ho. Il mio corpo ormai è così vecchio e i cristalli hanno poco potere su di me. Mi sollevo per pochi minuti e poi ricado nuovamente. Presto non mi solleverò più. Solo allora cesserà la mia agonia. Non voglio memoria, né nome che viva nel dopo di me. Le creature che ci abitano adesso, sapevate che esistevano oppure sono venute in seguito? Sono passati milioni di anni da allora. Quelli che una volta erano animali domestici o compagni fedeli hanno seguito il loro percorso evolutivo. Sono diventati belli o terribili, intelligenti o stupidi, a seconda del loro destino. Bene. L'isola che abbiamo trovato. Oh, pelati e fumetti! Miraida! È arrivato il potere pelato, ragazzi! E vi dico una cosa, ma già ve l'ho detta varie volte. Il potere pelato arriverà su questi schermi lunedì sera alle 21.30 in occasione dell'incontro con la community. Preparatevi, appuntatevi questa data perché poi lo metteremo a dura prova sui fumetti. No, scherzo, faremo. Però parleremo essenzialmente di fumetti e di animazione, insomma, con una persona brava, preparata e competente. Allora, vediamo un po', ragazzi. Stiamo giocando a The Dig. La macchina nel tuo laboratorio. Manu, grazie. Dove brillano tutte le luci. Siamo addirittura d'arrivo, il gioco dovremmo averlo quasi finito. I ponti di luce sono magnifici. Non avremmo mai sognato che si potesse camminare sulla luce. Sì, certo. È stata una piacevole sorpresa scoprire quanto potessero essere utili questi fili di luce. Se l'avessimo saputo prima, non avremmo costruito i tram. La scrittura in biblioteca è stata una grande conquista. Era così chiara e sorprendentemente facile da imparare. Più grande è l'idea, più facile e più chiara sarà la lingua necessaria per esprimerla. Ce ne sono altri come quel mostro che mi ha catturato. Grazie, Bobto. Quello non si è evoluto. È stato fabbricato. E ce ne sono quanti ne servono. L'isola si sposta dentro e fuori della nostra realtà. Perde sostanza con ogni passaggio. Pensavamo di poter portare il nostro mondo nello spazio-tempo serio. Non è stato possibile. Quando qualcosa lascia la nostra realtà, dobbiamo fare tutte le domande finché non diventano azzurre. In un luogo dove il tempo è infinito in tutte le direzioni, ma poiché non segue una sola linea, non può né essere previsto né controllato. Quelli che ci arrivano da qui possono cambiare. Rimangono dei semplici osservatori per sempre. L'occhio. Vuoi dire il cristallo al punto d'incontro dei ponti di luce? La macchina ha generato quest'occhio. L'occhio vede attraverso lo spazio e il tempo. E dove arriva l'occhio? Secondo me, raga, comunque questa è una delle più belle avventure della storia di... Quest'occhio era la porta attraverso la quale è passata la tua gente? Una porta che si può attraversare. Ragazzi, se potete, aiutate il canale a vincere questo la sfida. Sai. C'è una gara in corso. Alla realtà, se avete qualche punticino da donare, fatelo. E il vecchio anche nerd vi ringrazia. Più forte. Non hanno saputo vincere la tentazione prima che fosse troppo tardi. Grazie, grazie per la dei fumetti. Grazie, grazie, grazie. Allora, vediamo di finire queste domande. Se riportiamo la tua gente in questo mondo, loro potranno costruire una nave stellare per riportarci sulla Terra. È la nostra unica speranza. Forse falliremo, ma devi lasciarci provare. Poiché credi di essere più forte e più saggia della mia gente, ti concederò il frutto della tua fierezza. Ti dirò come fare a trovare il pezzo che ho nascosto, se me lo chiedi nel modo giusto. Ma ti costerà più di quanto tu possa immaginare. E Alessandro, te lo spiego?
Ah, non ci hai mai giocato, Pelati? Allora ti farò. Guarda, io sono un mangiatore di avventure, ma questa non l'avevo mai giocata anche io. Infatti, mi sta aiutando. Edwin the Gamer mi dà una mano. Potrà vedere. Quando dici l'occhio potrà vedere, non stai parlando dei nostri occhi, vero? Un occhio che potrà vedere tre dimensioni del tempo, oltre alle tre dimensioni dello spazio, vi farà vedere una bellezza senza precedenti. Ma una volta che si vedrà spazio-tempo 6, si potrà vedere ancora spazio-tempo 4. L'occhio potrà essere aperto, ma la mente non avrà la forza per vedere. Ti prego, non prenderci più in giro. Dove si trova il pezzo mancante? Non puoi capire quello che scatenerai se attiverai l'occhio. Non potrai mai pagare quello che ti costerà. Va bene, ci hai avvertiti. Adesso dici, dove si trova il pezzo? Vai alla mappa con questo messaggio. Ti ricordo che stasera alle 21.30 c'è il quiz, eh? È un quiz a tutto tondo. Robot, fumetti, ho detto cinema, abbastanza. Letteratura. E grazie più ne per ha, averci aiutato. Più ne metta. Vi aiuterò solo quando avrete rinunciato al vostro stupido piano. A non destra c'erano altri dialoghi. La mia unica consolazione. Altre domande c'erano? La morte si avvicina ogni volta che muore. Ah, cazzo, aspetta. Vedi, c'è la barra nascosta. Ma devo fargli altre domande? Secondo te? Parla molto lentamente e chiaramente. Anch'io me la cavo benino. Ma ragazzi, ma la soia però è una soia. Cioè la soia è una. Perché la soia? La soia è una cosa brutta, ragazzi. La soia è il male. È il male la soia. Che faccio? Lo risveglio, Edwin? Edwin. Mi ricordo che altri dialoghi ci sono. Lui mi ha detto di andare alla stanza delle mappe. Vabbè, proviamo ad andare là, vediamo che ci sta. La stanza delle mappe. Aspetta, la stanza delle mappe è quella dove c'era quella quel coso al centro che si vedevano le figure, giusto? Cioè che si vedevano i posti. Aspetta. Sì, esatto. Oh, Otaku, buonasera. Comunque, raga, applauso a Otaku perché la serata mitologia di ieri sera è andata fortissimo con le visualizzazioni, eh? Quindi un'idea bellissima, grazie Otaku, che ci aiuti a far crescere il canale con degli argomenti neanche scontati e sempre molto interessanti. Allora, vediamo un poco qua. Abbiamo detto la tomba, la cattedrale, il planetario, il museo e la mappa. Da qua dobbiamo andare. Ok. Ah, mercoledì si parla di anelli del potere, dell'unico anello. Eh beh, tanta roba, ragazzi. Andiamo avanti. Okay. Mi viene. Voglia di provare quest'ultimo. Vediamo che succede qua. Non si possono usare insieme. No, aspetta, come si faceva? Si faceva così, aspetta. Giusto? Era così? Aspetta, ma l'ultima sì, la devi esaminare. Era questa, quella del creatore, sì, quella del creatore. Okay. Allora, vediamo di ricordarci com'è fatta questa. Ok. La facciamo una serata risate, promesso che la facciamo. Allora, vediamo che succede. Triangolo blu. Il triangolo blu. Polpetta rossa. Polpetta o esagono?
Mi sembra un po' diversa. Ah, ecco, esagono. Cioè, tetraedro, vabbè, fa niente. Poi c'è il quadrato verde. Quadrato verde. Rombo verde, vabbè. Doppio rombo perforante verde. Eccolo qua. Mi fa vedere un posto. Dov'è qua? Mi sa che giù alla spiaggia, E così è Elin. là che si trova il pezzo. Se ci fornisce il codice giusto. Quindi, ma ora dove si dovrebbe andare? Ma sta qui? O devo andare? Vediamo sto fosso, che roba Puoi raggiungere da qua. è. Da qui? Ah, da qui, perché c'è la spiaggia, sta qui, giusto? Certo, facciamo Alvaro Vitali, no? È di qua, è precipizio, no? Mi sa di no. Sì, è qui. La spiaggia era lì o no? Sì, è in fondo, sì. Quella cosa sotto lì. Aiosa 98! Ciao, benvenuto! Già ci siamo visti. Ti piace questo Ah, gioco? no, Ci hai no, già non è lì. giocato? Lì hai No? trovato la lastra. Non sta qui la spiaggia allora. No, è qui la... Ma non è questo il posto. Guardi, Manda, ma io ti ho capito, ma noi qua facciamo cultura, facciamo, e tu mi parli di Valentina Nappi. Mi piace pure a me, per carità, sapete che non disdegno, però insomma. La streamer di ieri? Non mi ricordo, raga, proprio dopo ve lo dico. Comunque, vedi un bell'occhio azzurro, bella ragazza, veramente. Aveva dei due, tre, quattro argomenti veramente di grande interesse. Allora, ma Ardivan, scusami, Edwin, ma quel posto dove stava la tana del ragno, dov'era? C'era proprio una scritta caverna, se non mi sbaglio, no? E poi dopo c'era la spiaggia. Non mi vorrei sbagliare, ma mi sa che è così. Eh sì, infatti. Vediamo se era qua. Non mi ricordo proprio. Questo poi. Hardiman, spiegaci un attimo che cosa permette, perché da quello che mi ricordo io, la Nappi è castissima. Ah, Angelo Sprefico, Hypnos TV, la ricorda Angelo, eh? Bravo. Immaginavo che non potessi dimenticarla. No, qua è il museo, giusto? No, non è neanche qui. Vabbè, la dobbiamo trovare. Allora, andiamo al ponte.
Allora, la mappa e ci siamo stati. Qua è il museo, ci siamo stati. Planetario. Forse qua? Non mi riesco a ricordare. Qui dove va? No, qua dove abbiamo fatto... dove abbiamo sistemato l'allineamento della Luna, eh? Mi pare, no? No. Ah no, questa è l'ultima buia che abbiamo aperto. Guarda, mo se uno si doveva... Sembrava finito questo gioco. Sì, però era lontanissima da come io mi immagino le donne sicure. Otago, cioè, veramente sembrava una svedese. Cioè, te lo giuro, sembra svedese quella ragazza. Boh. Forse alla tomba? Alla tomba ci siamo appena stati, non mi pare. Vediamo. Sopra qua forse? Sì, qua mi sa, qua mi sa. E qua, è qua. O no? Vai via da qui. Non ti permetterò di rompere la mia macchina dei cristalli della vita. Non vogliamo rompere nulla. La mia macchina non funziona ancora. Sì, ridi se vuoi. Ho studiato tutti i geroglifici. Maggie non è la sola che riesce a decifrare scritte strane. Ho seguito tutti i piani che ho trovato, ma manca ancora qualcosa. E senza, la macchina non funziona. Se pensi di poter rubare i miei cristalli della vita, comandante Low, pensaci due volte. Ma che cazzo vi vuole? Ti ucciderò prima e credimi, nessuno potrà farti risuscitare. In verità, tu m'hai derubato due volte e io solo una. Quindi sei ancora in vantaggio. Non scherzare con me! Non scherzare con lui, Boston. Non era qua, abbiamo sbagliato. Ragazzi, non è colpa mia, è che io vi porto sempre a vedere cose belle. Diciamoci la verità, no? Dove siamo? No, qua va un'altra volta al tram. No, non è qua, non è qua, non è qua. Ciao Salvo, buonasera. Allora, capisco che vi piace la gnagna, però adesso concentriamoci che abbiamo quasi finito sto gioco. Finiamolo, dai, ce la possiamo fare. Datemi una mano. Bravo, donate, donate, donate. Il planetario solo non abbiamo provato. Ma perché... Allora, il fatto delle bionde è colpa mia, perché, ragazzi, io sono fissato. Voi lo sapete, purtroppo tengo la fissa per le bionde. Non è colpa mia. Ultimamente anche un po' le rosse, devo dire la verità. Quindi qui dove andiamo a finire? Andiamo al tram pure qua, vero? Oh, qui si va giù alla spiaggia. No, qua va un'altra volta al tram, no? Non mi riesco a ricordare, guarda. Sta bene la cosa, ti dà un'occhiata. Non si fa, non si fa. Ciao Gaetano, benvenuto.
Sì, certo, e io fico la mano in una fessura di una roccia su un pianeta alieno. Neanche qui. Qui c'era lo spiazzo, che è il posto da dove siamo venuti. Poi ci sta. Robbins. Non importa. Robbins. Non importa. Ma mi sa che era questa la caverna dove stava imprigionata lei. No, qua è quell'altra caverna. Bene, ecco la sua tana, ma non c'è nessuno e io ho il premio. No, questa è quell'altra tana che ho visto. Cos'è, l'abbiamo visto? Planetario. Allora è qua. Edwin, se riesci dai una sbirciata alla soluzione, ma solo per capire dove dobbiamo andare, perché ormai ci siamo qua, mannaggia. Possibile che non riusciamo a uscire da questo impasse? Sì, ma è qui alla mano. È qui? Allora, scusa, vediamo un attimo se ci siamo fatti scappare qualcosa. Aspetta. Forse è qua. Qua è, vaffanculo, era qua. Ho fatto un giro a furto. Qui ci siamo stati prima, se ti ricordi non c'era niente. Ah. È quella che... Ah, la spiaggia, è lì la spiaggia. Maggie, su, attraversa. La vedo un po' pensierosa, Maggie, come mai? Allora, vediamo un po' qua cosa c'è. Vorrei sapere cosa succederà quando rimetterò questo pezzo al suo posto. Vedremo, vedremo. Quindi abbiamo recuperato l'occhio che ci aveva detto l'alieno, giusto? Salva. Dobbiamo salvare, forse è meglio. Aspetta, salviamo. Meno male che c'è Edwin che me lo ricordi, non salvo mai, sapete? Se ricordo bene, da qui in poi iniziano le due salvare o meno. Ok, ok. Ma oggi quello che viene a dire che ci batte tutti quanti non c'è, eh? Tanto coppo, oggi non c'è quello che ci batte tutti? Sì, quello che ci batte tutti, c'era sempre uno che ci batteva. Non ho capito ancora che cosa, però voleva batterci. Beh. Ragazzi, ricordatevi il quiz di stasera alle 21.30 e ricordatevi che sabato abbiamo la maratona di Kenshiro, una cosa meravigliosa. Bravo, sparare minchiata è il numero uno.
forte odore alterna. Allora, dobbiamo andare alla cattedrale, giusto? Ok. Secondo me siamo proprio alla fine. Cazzo vuole questo? Dove siete stati? Dove siamo stati noi? Ho bisogno dei tuoi cristalli. Tutti quanti. Adesso. Ma scusa, c'è una vasca piena. Quanti cristalli potrà mai usare un solo uomo? Non per me, cretini. Mi servono per la mia macchina. Per la scienza. La ricerca. Dammeli. Macchina? Di che cosa stai parlando? Ho finito di parlare. Non permetterò a nessuno di frapporsi tra me e la conquista scientifica più grande del secolo. Mi sono rimasti soltanto questi pochi cristalli, Brink, ma sarei felice di condividerli con te se vuoi. Li voglio tutti. Tu non hai condiviso nulla, Low. Li ho presi. E fortuna per te che non mi hai sfidato. T'avrei ucciso per impossessarmi di questi. Madonna. Ci avresti provato. Voi due sarete soltanto delle appendici negli annali delle mie scoperte. Non avrai danneggiato il pezzo della macchina, mi auguro. No. Ragazzi, servono i cristalli. Mi sa che la chiave è andare a picchiare questo Lugder Brink qui, o comunque sfidarlo in qualche modo. Giusto, Edwin? Sì, esatto. Vabbè, mo sta ultima parte è veramente molto abbastanza lineare, diciamo, nel gioco. Allora, lui stava alla tomba, stava Brink, no? Sì. Sì, alla tomba stava. Salvo. Sì, salviamo, perché non si sa mai. Cosa stai facendo qui? Non ho bisogno del tuo aiuto. Che faccio? Prova a parlarci? Brink.
Credo di sapere quale pezzo manca alla tua macchina. Come fai a sapere qualcosa di questo? Non sei uno scienziato, sei solo un soldatino di latta. Credo che sia lo stesso pezzo di cui aveva bisogno il generatore dell'occhio. Credo che sia la chiave di tutta questa tecnologia. L'inventore alieno l'aveva nascosto perché senza nessuna delle macchine che lui ritiene pericolose funzionerebbe. Perché mai il creatore dei cristalli della vita li riterrebbe pericolose? Perché i cristalli ti fanno sentire così bene da prenderti il controllo della vita. Hai bisogno solo di averne di più. Aveva detto che era il secondo errore più grave che aveva commesso. E quello peggiore? L'occhio. Tu e Maggie pensate che il matto sia io, ma siete voi che commetterete un errore peggiore. Facciamo un accordo, Brink. Certo, come quello che hai fatto prima. Io mantengo la mia parte, ma tu no. Non è vero, volevo solo parlarti prima. Nessun accordo con bugiardi e ladri. Brink, a te serve quello che ho io per far funzionare la macchina. Ma se dovesse funzionare, avresti dei cristalli della vita in ciao Bianca, buonasera. Potresti dividerli con noi e non ti costerebbe nulla, giusto? Se hai il pezzo che manca, certo. Ecco il mio accordo. La tua macchina. Sì, bellissimo. Metà ciascuno dei cristalli della vita. So che pensi di fregarmi. Non ci avvicineremo neanche alla macchina quando sarà in funzione. Tu dividerai. Ragazzi, ricordatevi stasera il quizzone allora, alle 21:30. Cosa mi impedirà di tenerli tutti? Sono addestrato come un militare, Brink. E se mai dovessi decidere di combattere, non me ne fregherà niente di quanto tu possa essere forte e sano. Perderai. E poi sì che li prenderò tutti. Capito? Prendi quel tuo pezzo mancante e mettilo nella macchina. Anche ladri e bugiardi possono accordarsi. L'importante è tenersi sempre d'occhio. Metà dei cristalli della vita, Brink. Ricorda. Non mi fai paura, razza di scimmione senza peli. È solo che non so come fare per collegare le due cose. È solo che non so come fare per collegare le due cose. Ci sta perfettamente. Perfetto. Ecco come hanno fatto gli alieni a far funzionare questa macchina dei cristalli. Non succede niente. Guarda un po'. Sta vibrando. Sei paziente. Chissà a quale velocità dovrebbe funzionare. Possiamo solo aspettare. A me va bene. Divideremo 50 e 50. Ti va bene? Certamente. Sì. 50-50. Guarda, eccone uno. E un altro. Due. Tutto lì, solo due. Me ne servono più di due. Questo non lo so, Brink, ma di certo me ne serve più di uno. Tu hai ancora tutti i cristalli che hai rubato a me e in tutti i posti che hai visitato su queste isole. Non toccarli. Hai detto 50-50, Brink. Ne avrai a centinaia di cristalli della vita. Non sarà 50-50 neanche se me li prendessi tutti e due. Sapevo che eri un bugiardo e un imbroglione. Non me ne avresti dato neanche uno. Farò funzionare meglio la macchina. Produrrà ancora di più. Non finché ci siamo noi. Mi serve quel pezzo della macchina per fare funzionare il generatore dell'occhio. Non ti prenderai un bel niente di questa macchina, ladro bugiardo. Una volta che l'occhio funzionerà, potrai tornare con noi sulla Terra. Oppure potrai rimanere qui, riprenderti il pezzo del generatore dell'occhio e rimetterlo sulla tua macchina. Basta avere un po' di pazienza. No. La mia macchina si è fermata! Hai distrutto la mia macchina! Sei un uomo morto! Brink,
Per favore, non dobbiamo litigare. Potrai riavere il tuo pezzo dopo che avremo finito. Tutto quello che dici è una menzogna. Maggie, diglielo. Se dici una parola, Maggie, ucciderò anche te. Brink, non indurmi a farti del male. Non mi farai niente da morto. Minchia, che morte da coglione! Brink! Oh, Maggie, ti prego di credermi. Non volevo fargli del male. Non lo volevo morto. Non è stato Brink a morire qui. Brink è morto cadendo nel buco quando siamo arrivati. Quello che è caduto dal precipizio era qualcun altro. Un alieno. Creato da quei cristalli della morte. Maggie, credi che commetteremo un errore ancora più grande? Attivando l'occhio. Stare in questo mondo un altro minuto, questo sarebbe un errore peggiore. Dobbiamo fare tutto il possibile per sopravvivere. E se moriamo nel tentativo? Non lo capisci, Boston. Dobbiamo questo tornare al macchinario adesso, no, Edwin? Preferisco morire piuttosto che stare qui. Allora, sì, mi sono ricordato. Lui doveva morire per forza. Ah, ecco. Aspetta, non andare via. Ah, ok. No, okay. Non andare via. Ok, ok. Ritorna alla macchina e rimetti il pezzo. Per avere altri cristalli, dici tu? Sì, perché poi ti serviranno per fare la scelta dei due finali. Ok. E quanti ne devo produrre? Altri due, diciamo. Se ricordo bene, basta quest'altro giro. Ok. Sì, Alessandro, sembra che ci siano due finali, quindi devo salvare prima di entrare nel macchinario, praticamente, ne ho capito. I cristalli per i quali è morto Brink. E adesso che devo fare? Penso che devo mettere quel pezzo verde qua dentro. L'alieno aveva ragione. Questa cosa ha già ucciso uno di noi. Ma adesso è a posto. Poi.
Sopra c'è la cosa per il controllo, no? Aspetta. È una fila di dispositivi cristallini. Il custode, benvenuto! Benvenuto! Grazie ragazzi, siete arrivati proprio verso la fine di questo gioco che ormai è arrivato alla quarta puntata. Faccio un sciottino anche al custode. Due raid oggi, complimenti ragazzi, grazie. Allora, vediamo se riusciamo a finire questo gioco, così andiamo a cena tutti più contenti col gioco che abbiamo completato. Sì, custode, avventura grafica della Madonna, cioè veramente uno dei giochi più difficili anche che ho mai giocato. Complicato, insomma. Sei tu quella che ha letto i libri alieni? Cosa succederà esattamente quando lo accenderemo senza cristalli della vita? Avrei impiegato anni per leggere tutto Boston e non ho capito la metà di quello che ho letto. Ma non c'è dubbio che questa macchina sia pericolosa. L'alieno ci aveva avvertito che ci sarebbe costato più di quanto ci aspettassimo. Sì, praticamente è una storia, è un potrebbe racconto. Potrebbe voler dire che solo accendere la potrebbe costarci la vita. È come leggere un libro game o qualcosa del genere, veramente. Forse alla macchina occorre altro, oltre ai cristalli della vita. Potrebbe privare della vista colui che l'adopera. Allora userò io i controlli. Non essere assurdo. Potrebbe anche non succedere niente. Oppure potrebbe uccidere chiunque non fosse ai controlli. Voglio soltanto dirti. Niente addio. Ce la faremo insieme a tornare a casa, Maggie. Non sono una sentimentale, Boston. Non stavo per dirti addio. Voglio solo che mi prometti una cosa. Dopo tutte le promesse che non ho mantenuto con Brink, vuoi che ne faccia una a te? Quello che è successo con Brink non si poteva evitare, Boston. So che manterrai la parola con me. Quale sarebbe questa promessa? Se muoio e tu vivi, non usare i cristalli della vita su di me. Non mi riportare in vita. Hai capito? Ne sei sicura? Ho visto quello che è diventato Brink. Non voglio che succeda la stessa cosa anche a me. Non salveresti Maggie Robbins, ma creeresti un mostro con la mia memoria, la mia faccia. Non lo fare. Promettilo. Te lo prometto, Maggie. E lo stesso vale per me, va bene? D'accordo. E adesso devi dirmi la verità su una cosa, Maggie. Sei sicura di non aver scoperto da qualche parte che può succedere qualcosa alla persona che maneggia i comandi di questa macchina? Non ne so più di te su quello che succederà quando si accenderà questa cosa. Se stai mentendo, sarò un tantino scocciato. Sì, lo so. Ecco, ci siamo. Un bel remake ci starebbe, ma questi giochi qua, ragazzi, non tirano più. Perciò non li fanno più, capite? Purtroppo, oserei dire. E lì il remake l'hanno fatto, È il remake oppure l'hanno rimasterizzato? È bloccato. Dovrò forzarlo. Sta attenta. Credo che hanno fatto la remaster con una grafica. Sì, hanno fatto la remaster, l'hanno fatto per Monkey Island. Maggie, mi hai mentito. Sapevi che sarebbe successo? L'occhio. Ha funzionato. L'occhio è restaurato. Ne valeva la pena. Va a casa. Maggie. E ora devi scegliere adesso... di animarla o no e avere i due finali. Ah, è qui che ci sono i due finali. Certo, però non mi fa salvare, vedi? Ah no, mi fa salvare. Perché adesso
se mantengo la promessa me ne vado su e me ne scappo da solo, altrimenti uso il cristallo per rianimarla. Ora dobbiamo andare all'occhio centrale, ovviamente. Abbiamo attivato tutto. Il modo per andare via è l'unico, è quello. Eccolo qua. Scusa. Prego. Avrei dovuto saperlo che l'inventore aveva un'altra carta da giocare. Questa era facile, dai. Quella era l'ultima occasione dell'inventore per fermarmi. Ecco. Riuscirò a raggiungere spazio-tempo 6. Riuscirò a portare la gente di questo posto a casa e loro riusciranno a costruirmi una nave stellare che mi riporterà sulla Terra. Vediamo. Vediamo. Che emozione sto finale, che emozione, ragazzi. Allora, questo è il finale canonico. Suppongo che questa sia la vera sfida. Può un uomo pratico proveniente dalla Terra riuscire a fare quello che tutti i costruttori di questo posto non sono riusciti a fare? Posso andare su Spazio-Tempo 6 e riuscire a ritrovare la strada della realtà? C'è solo un modo per scoprirlo. Wow. È bellissimo. Ci si può perdere facilmente qui. No. No, non andrò oltre in questo posto. Rimango qui, da dove potrò uscire di nuovo. Sei forte quanto ci aspettavamo, umano. Ti posso capire. Nello spazio-tempo 6 tutte le menti viventi comunicano perfettamente. Sei sulla soglia, umano. Tu ci mostri il sentiero per tornare alla vita, alla realtà. In un posto dove un giorno moriremo, sì, ma dove prima potremo avere una vera vita. Tutto. Il passato e il futuro. Posso vedere tutto. Ma qual è la realtà? Ora torna indietro, umano. Portami a casa. Il mio popolo ha di nuovo il suo corpo, le sue ossa, le sue vite. Ti siamo davvero debitori. Tutto quello che vorrei, adesso che i miei amici sono morti, è tornare sulla Terra per raccontare a tutti com'è accaduto. Perché non farlo raccontare a loro? Come lo vorrei. Tu conosci la strada per casa, ma io conosco tutti gli altri sentieri attraverso lo spazio e il tempo. Aspetta, non tornare là dentro. Ti ho portato un regalo. Maggie, Brink, siete vivi! Ci eravamo persi, ma questo essere ci ha trovati e ci ha riportati qui. Maggie, pensavo di averti persa per sempre. Allora non hai provato a resuscitarmi con i cristalli? No, io te lo avevo promesso. Inoltre, quello che i cristalli avrebbero resuscitato dalla morte non saresti stata tu. Lo so, boss. È finito un po' taralucci. Hai mantenuto vivo, la tua promessa. Eppure hai trovato un modo per riportarmi alla vita. Non sono stato io, ma sono felice che tu sia qui. E mi sono liberato anche della pazzia dei cristalli. Ce l'hai fatta, Low. No, è stato il nostro amico qui. No, il merito è tutto tuo. Un tempo veneravamo un grande inventore perché ci aveva aperto la porta all'eternità senza fine. Ma tu ci hai aperto il sentiero alla vera vita. Sono solo un uomo che vuole tornare a casa.
La mia gente sta già preparando una grande astronave di cristallo per portarti là. Ma possiamo tornare, non è vero? Voi e chiunque altro ne abbia il desiderio. Siete delle persone giovani, forti e piene di speranze e di passione. Abbiamo molto da insegnare. E voi avete molto da condividere con noi. Ci sarà un'amicizia per sempre tra le nostre specie. Spero che tu abbia ragione. Non tutti gli esseri umani sono carini come noi. Oh sì, certo. Questo lo so. Tutte le specie più giovani sono così. Ma non preoccuparti. Se qualcuno della tua specie cerca guai, li schiacceremo come insetti. Certo, è molto rassicurante. Ecco. La nave è quasi pronta. Andate a casa e dite al vostro popolo quello che abbiamo compiuto qui. Raccontare alla gente. Quello è compito di Maggie. E riportarci a casa, quello tocca a te. Ce l'hai fatta, Boston. Grazie, Boston. Tutti noi ti siamo riconoscenti, Boston Low. Dopo tanti sforzi è bello finire un gioco così, dai. Il gioco è finito. Ragazzi, vissero felici e contenti. Vi auguro una buona cena, ci vediamo alle 21.30 per il quiz. Ringrazio Edwin the Gamer che mi ha accompagnato in questa avventura bellissima, forse la più bella in assoluto della storia della Lucas. Giovedì prossimo torneremo con un'altra avventura, non so ancora quale, ma sicuramente ci sarà un'altra avventura. Ci becchiamo dopo per il quiz. Ciao a tutti, a dopo. Ciao ciao. Ciao Edin, grazie di tutto.